La parola a Magdi Allam, grazie. Grazie di cuore a Giorgia per avermi invitato in un momento forse poco opportuno, visto che state andando a mangiare. Voglio soltanto dire che ho apprezzato molto l'intervento di Giorgia. Condivido le priorità da lei indicate, a partire dal primo punto, quello che concerne la crescita della natalità degli italiani. Ci troviamo alla vigilia di elezioni dove sarà in ballo... Prego di prendere posto, di sedervi, scusa Magdi. Non era proprio previsto che tu intervenissi in queste condizioni, me ne scuso con te, ma d'altronde è la tua esigenza. Prego chi è in sala di accomodarsi. L'intervento di Magdi è breve come quello degli altri, anzi parlerà finché vorrà, ma sarà comunque breve. Vi prego di prendere posto. Grazie, chi è in sala prenda posto. Grazie Magdi, grazie. Scusa. Grazie. Ci troviamo alla vigilia di elezioni politiche che dovranno dare una risposta adeguata ad una sfida epocale in cui la nostra amata Italia rischia di dissolversi come Stato nazionale, in un contesto in cui abbiamo già perso al 100% la sovranità monetaria, all'80% la sovranità legislativa, abbiamo ipotecato la nostra sovranità in materia giudiziaria, abbiamo rimesso nelle mani degli Stati Uniti e della NATO la sovranità in materia di sicurezza e di difesa, così come abbiamo perso una sovranità alimentare ed agricola che avevamo. Ci troviamo, e Giorgia l'ha ben indicato, di fronte ad una globalizzazione che sta fagocitando tutto ciò che è micro nel macro. Ci dicono che l'Italia come Stato nazionale, non potendo competere con le macro realtà della Cina, dell'India, della Russia, degli Stati Uniti d'America, deve obbligatoriamente essere assorbita da una entità che chiamano enfaticamente Stati Uniti d'Europa e che scopriremo che sarà una colonia trainata dalla un grande potentato trainato dalla Germania, al cui interno l'Italia, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, il Portogallo saranno delle semplici colonie economiche. Dobbiamo contrastare un processo dove le nostre micro, piccole e medie imprese, le piccole banche che hanno sempre operato virtuosamente sul territorio, vengono fagocitate, vengono dissolte in una globalizzazione che mette al centro la speculazione finanziaria. Dobbiamo salvaguardare un modello di civiltà che appartiene storicamente all'Italia e che ha sempre fatto grande l'Italia, che mette al centro la persona, la famiglia naturale, la comunità locale, l'economia reale che produce beni e servizi concreti, e una civiltà che mette insieme valori e regole. Ci troviamo di fronte allo stesso bivio in cui si trovò l'impero romano nella fase della sua decadenza, perché anche l'impero romano iniziò la sua decadenza con il calo della natalità e anche l'impero romano immaginò di colmare il deficit demografico spalancando le frontiere allo straniero e concedendo la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero a prescindere che condividessero o meno i valori che sostanziavano la civiltà romana. E anche all'epoca si registrò il venir meno dei valori e delle regole e la diffusione della dissolutezza sul piano dei costumi. E infine anche all'epoca
c'era una crisi economica strutturale che si traduceva in un crescente impoverimento della popolazione romana e di tasse sempre più pesanti che gravavano sulle spalle dei cittadini romani. C'è stato un periodo di grande turbolenza a cui poi è seguito il cristianesimo, che piaccia o meno è stato il portato di civiltà, che ha saputo recepire e assimilare l'eredità della filosofia greca, del diritto romano, e che ci ha donato una civiltà che è laica e liberale ed è l'unica civiltà al mondo che si fonda e che legittima la sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e donna, la libertà di scelta individuale. Quindi, guardando a ritroso la nostra storia, con il senno del poi possiamo ritenerci fortunati. Il problema è che i nostri figli e i nostri nipoti non potranno ritenersi altrettanto fortunati, perché il dato demografico ci dice che a questa Europa seguirà l'Islam. E l'Islam non è la stessa cosa del cristianesimo. Già oggi ci sono 4 capitali europee, che sono Londra, Bruxelles, Amsterdam e Oslo, in cui tra i nuovi nati il nome in assoluto più diffuso è Muhammad, Maometto. Chi nasce oggi a Londra, a Bruxelles, ad Amsterdam e a Oslo sono prevalentemente musulmani. Ci sono fette del territorio europeo che sono già state islamizzate, perché quando loro diventano maggioranza demografica e occupano un territorio ben delimitato, riescono a sottrarlo alla sovranità nazionale, perché noi glielo consentiamo, limitandoci ad applicare in modo formale e non sostanziale le leggi e la democrazia. E questo in un contesto in cui l'Europa è l'area del mondo che in assoluto ha il più basso tasso di natalità e l'Italia è il paese europeo che fa meno figli. Il 18 ottobre l'OCSE ha pubblicato uno studio da cui emerge che nel 2050, cioè tra soli 33 anni, il 74% degli italiani avrà oltre 65 anni. Significa che i 2/3 della popolazione italiana non saranno in grado di rigenerare la vita e non saranno in grado di tramandare la nostra civiltà attraverso i nostri figli, semplicemente perché non ci saranno più i nostri figli. Ecco perché concordo pienamente con Giorgia quando dice che bisogna mettere al primo punto la crescita della natalità degli italiani. Possiamo avere legittimamente idee diverse, ma se non ci saremo fisicamente non servirà a nulla. La sfida che abbiamo di fronte è una sfida alla nostra portata, perché si tratta semplicemente di riscattare il nostro legittimo diritto ad essere pienamente noi stessi all'interno di casa nostra, riacquisendo la consapevolezza che l'Italia è la casa degli italiani e all'interno di questa nostra casa comune dobbiamo farci rispettare, dobbiamo esigere da tutti che si rispettino le stesse leggi laiche dello Stato, che si condividano i valori che sostanziano la nostra civiltà, che si ottemperi alle regole su cui si fonda la civile convivenza. In questo modo e solo in questo modo noi potremo tramandare ai nostri figli e ai nostri nipoti una casa comune in cui potranno continuare a beneficiare dei valori inalienabili della vita, della dignità e della libertà. Grazie. Grazie.